Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi, oltre a Leonardo che già conoscete, Leonardo, ciao, Ciao Luca, ciao a tutti. abbiamo anche altri ospiti per parlare di un'app per iOS, Curriculify. Leonardo, vuoi presentarci tu, chi sono? Sì, allora, abbiamo il cofondatore dell'app che si chiama Marco Izzo Ciao a tutti. Ciao. e la sua collaboratrice Francesca Marrazzo. Ok. Ecco. Loro sono gli sviluppatori di quest'app, è proprio Marco che è il fondatore, diciamo che si è sciroppato, per così dire, le mie segnalazioni rendendo l'app accessibile a chi non vede. Adesso poi nel corso del podcast capirete l'accessibilità e l'utilizzo. Questo è un esempio che se si vuole, si rendono tutte le app accessibili. Questo è davvero un esempio di accessibilità. Preciso Luca, scusami se ti Sì. interrompo, che oltre a iOS l'app è disponibile anche su Android. Ah, ecco. Ok. Sì, Bene. esatto. Marco, ci vuoi dire un attimo quest'app a cosa serve, insomma, come. Ma sì, assolutamente. Allora, diciamo che l'app principalmente ha un obiettivo che più o meno tutti nella vita è un problema che più o meno tutti nella vita devono affrontare, cioè quello di fare un curriculum. E in primis, io personalmente odio usare Word per impaginare, diciamo, il CV e utilizzare gli strumenti, diciamo, classici per redare un curriculum. E quindi da lì è venuta l'idea di creare uno strumento che possa essere facile, accessibile a tutti per creare il CV. E da qui è nata un po' l'idea. Quindi con Francesca siamo messi, anche grazie ad altri, diciamo, nostri collaboratori, siamo riusciti a creare questa applicazione. È sul mercato da un paio d'anni, forse qualcosina in più, e sta avendo, diciamo, un discreto successo. Poi nell'ultimo periodo ci siamo sentiti con Leonardo, che ci ha dato una grossa mano anche nel coprire questo deficit che avevamo sull'accessibilità. È diventato uno dei nostri tester senza scrupoli. E quindi eccoci qui. Ok, ma Sì, quanto. vabbè, il merito va a loro che comunque hanno Beh, certo. voluto fortemente dedicarsi a questa cosa, perché No, non è da tutti, come hai detto no. tu, fare il lavoro che uno Assolutamente. sviluppatore deve Ma fare. quanto è stato difficile renderla accessibile dal punto di vista dello sviluppatore? Quindi qu quanto è complicato? Perché non ho mai sviluppato, quindi non lo so. Bah, diciamo che dipende molto da come è fatta la grafica, nel senso che anche a livello di componenti della UI talvolta ci si inventa dei meccanismi per fare, non so, delle animazioni piuttosto che delle videate anche un po' più accattivanti a livello grafico, Certo. però poi questo implica una complessità invece nel rendere accessibile Là, l'applicazione, ok. perché avendo componenti innestati, le etichette per VoiceOver e TalkBack, che è la controparte per Android, vanno un po' in crisi. Quindi, diciamo, dipende molto, per fortuna, diciamo, nel nostro caso noi utilizziamo comunque la maggior parte di componenti nativi che offrono iOS e Android, e quindi su questo siamo riusciti a farlo non con poco sforzo, perché non è semplice tecnicamente, però non è risultato impossibile, ecco. Certo, quindi è sempre meglio usare Se per posso sviluppare. aggiungere, Sì, dimmi, dimmi. scusami, no, se posso aggiungere,
diciamo che l'utilizzo anche di librerie terze è un po' limitante a volte perché se ti affidi a uno sviluppatore terzo che crea un componente e non offre la possibilità di customizzare gli aspetti di accessibilità risulta molto più complicato perché è fuori dal controllo, dal tuo controllo Certo. tendenzialmente. Quindi è meglio usare tutte le componenti comunque da Apple che sappiamo che già che si possono utilizzare per l'accessibilità. Quindi non per lo sviluppatore è meglio usare questi senza passare da altre librerie, insomma. Oppure Luca, vado ad Sì. integrazione, Sì. la cosa ottimale sarebbe partire col piede giusto, cioè diciamo che tutti ormai dovrebbero iniziare a lavorare e per rendere accessibili le applicazioni a tutti, ormai non esiste un mondo senza applicazioni, c'è un'applicazione per fare qualsiasi cosa, quindi non si può pensare a persone diciamo che non possono ovviamente, cioè che non vedono, non si può pensare di non fare determinate cose. E pertanto, diciamo che l'incipit, secondo me, verso anche altri sviluppatori, dovrebbe proprio essere quello di prima di effettuare la scelta di quale tecnologia, di quale libreria utilizzare, porsi quindi la domanda se quella libreria consente poi di effettuare successivamente delle integrazioni per rendere l'applicazione accessibile. Quindi, Sì. ovviamente, chi si pone questa domanda prima si trova poi un lavoro più agevolato. Chi se la pone dopo chiaramente può diciamo, incontrare maggiori difficoltà. Ecco, sarebbe bello se lo facessero tutti, chiaro. Sarebbe bellissimo, ma purtroppo non è così, Purtroppo nel mondo in cui Leonardo. viviamo parecchi sviluppatori che noi abbiamo contattato, principalmente io, alcuni ti dicono sì, va bene, bello, lo facciamo. Alcuni ti dicono proprio Altri no, non mi interessa, lo fanno, eh. Ci sono anche quelli che interessa. ti dicono no, Se assolutamente. vogliamo fare un esempio No, più di uno, lampante, ne... purtroppo noi stiamo lottando da mesi, ma infatti io gliel'avevo chiesto anche a Marco se era possibile farlo, era un client Telegram, Magari. che purtroppo Telegram è una piattaforma usata da milioni di persone e non capisco perché, non capiamo perché un'app come Telegram non sia accessibile a chi non Ma vede. perché non interessa tutto Ed qua, è eh? Non... sbagliato. Però dice che non interessa, però è sbagliato. lo so. Cioè Vabbè, ma non andiamo tanto a... perché WhatsApp sì, che è un'app usata da milioni di persone e Telegram no? Perché Cioè. purtroppo no, non c'è una legge che ci dovrebbe essere che obbliga gli sviluppatori a fare certe app, perché ovviamente una categoria di, non tutte le categorie, perché un'applicazione di grafica non mi interessa che sia gestibile dal non vedente, ovviamente, però che ci sia una legge che dice tu se fai un'app deve essere accessibile a tutti. E questa legge non esiste, È vero che esisterebbe... non c'è una legge che ce l'ho, però. Ma non solo Telegram, parliamo di Mediaset. Mediaset ci è stato Anche risposto media. tranquillamente, a richieste, segnalazioni di più persone, compresa la mia, è stata risposta semplicemente a noi VoiceOver non interessa, non è una priorità, quindi non lo mettiamo. Tutto qua, questo hanno risposto. Infatti, Mediaset Infinity è una cosa completamente inaccessibile, quasi, diciamo. Quindi purtroppo il problema è questo, che ci sono sviluppatori per fortuna che seguono l'accessibilità, che però devo dire sono la, purtroppo devo dire che sono la minoranza, purtroppo. No, Leonardo, anche penso Purtroppo tu, che sì, tu purtroppo sì. sarai d'accordo con me. E tantissimi che invece non lo fanno. E anche non solo non lo fanno, ma se vengono contattati ti rispondono: ah, no, non mi interessa, oppure è troppo complicato, oppure non ho voglia. Ci sono anche questi, purtroppo. Però ci sono anche quelli, come in questo caso, che seguono l'accessibilità. Quindi un grazie, perché comunque curriculum tutti o quasi l'avranno fatto almeno una volta. E per i non vedenti è anche più difficile gestirlo, perché comunque non è facile, vero Leonardo, farsi un curriculum così. Sì, Per noi confermo, confermo. non è per niente facile, anche come per impaginarlo, per tutte queste cose. Adesso però c'è la soluzione. Vediamo, proviamo a dimostrarlo un po', Leonardo, così facciamo Sì, sentire com'è. l'ultima cosa prima di Sì. finire l'app è in due versioni.
Sì. una gratuita e una pro. La gratuita consente di entrare come ospite sbloccando dei coin, che questi coin poi possono essere utilizzati per sbloccare funzionalità dell'app. Però se si crea un account, cosa che consiglio di fare a tutti, le funzionalità potranno essere sbloccate. Ok. Beh, gli consiglio di Questo. prendere la Pro perché comunque supportiamo anche lo Sì. sviluppatore, ecco. Okay. Quindi acquistate la Sì. Pro, eh. Sì, Sì, giusto perché. per integrare il discorso di Leonardo, allora, nel senso che sì, è possibile utilizzare l'app anche senza creare un account, cioè registrare una mail, questo sempre diciamo per facilitare anche un po' l'onboarding, no, degli utenti, quindi senza dover registrare un indirizzo mail si può utilizzare. Quindi si accede all'applicazione diciamo tendenzialmente è gratuita, nel senso che le funzionalità base sono tutte quante sbloccate, non c'è da pagare niente assolutamente per scaricare il curriculum che viene scaricato in modalità PDF. Ci sono delle funzionalità diciamo, un po' più avanzate, come per esempio l'aggiunta della firma piuttosto che caricare un video, una videopresentazione oppure sbloccare dei template un po' più elaborati che invece richiedono appunto l'acquisto di coin. I coin possono essere sia acquistati attraverso degli acquisti in app. Oppure tramite la visione di pubblicità, questo è un po' il modello di business, diciamo, Certo. che c'è dietro l'applicazione. Bene. Ma ripeto, in Scusami, generale. Marco, se ti interrompo. Per chi utilizza VoiceOver, e questo è un altro pregio dell'app, per chi utilizza VoiceOver in modalità gratuita, la pubblicità viene completamente tolta. Ah, ecco. Quindi. Altra cosa interessante. Perché spesso per noi chiudere i video pubblicitari è un Sì, è problema. una cosa che abbiamo lavorato anche tendenzialmente Croce, lui me l'ha detto, ma voi come fate a chiudere le pubblicità? Ho detto no, non li possiamo fare. Allora lui proprio ha pensato anche a questa cosa, cui proprio è una cosa che a noi, che a chi non vede, rende la vita molto più semplice. Certo. Ok, vediamo come funziona. Così. Ok. Un attimo Diamo. che io mi devo regolare la velocità, se no gli Esatto. utenti mi chiamano. Esatto. TG5. VLC. Descrizione. Intesta contenuti. Velocità. Velocità. 48. Ok. 3%. 48%. Parole. Caratteri. Ok. Inno. Pagina 6. 5 di 10. Dai, pagina 4 di. Alion D. Pagina. Curriculifi. Eccola qua. Ecco. Caricamento in corso. Impostazioni, pulsante. Ok, alla prima apertura dell'app lui si posiziona sul pulsante in alto a sinistra, che sono le impostazioni che poi andremo a vedere dopo. Io parto dalla parte bassa, la parte in basso a sinistra, dove sono quattro pannelli, quattro schede. È selezionato. Curriculum, pannello 1 di 4. Qui si può praticamente creare il curriculum con tutte le sue sezioni e sfaccettature. Lavoro, pannello 2 di 4. Qui ci sono dei consigli per quanto riguarda per cercare lavoro, eccetera. Annunci di lavoro ci sono. Sì, annunci di lavoro. Lavoro corsi, pannello 3 di 4. Qui nel pannello corsi si può cercare un corso filtrandolo per categoria, per nome, eccetera, poi lo vedremo. I corsi sono aggregati grazie alla piattaforma Udemy. E da lì poi attraverso l'app è anche possibile iscriversi attraverso il sito di Udemy. Sono Non so. accessibili? Sì, li ho Ecco. provati. C'è anche la possibilità di vedere un'anteprima del corso. Perfetto. Sì. E Articoli 4 di qui 4. sono gli articoli un po' sull'utilizzo dell'app, come so, creare un curriculum, Ok. perfetto, eccetera. Queste sono le quattro sezioni dell'app. Io partirei dalla sezione curriculum. Sì.
che è quella un po' più grossa, poi le altre le vediamo dopo. Impostazioni, curriculum, intestazione. Questo è il titolo della finestra. Per iniziare aggiungi un nuovo CV oppure importa uno creato in precedenza. A foto va. Qui chiede giustamente se non abbiamo CV ne dobbiamo aggiungere uno, sì, o ne dobbiamo importare un esistente. Aggiungi il curriculum. Pulsante. Ecco. Qui c'è il pulsante chiaro per aggiungere il curriculum. Oppure importa esistente. Pulsante. Okay. Io no, non avendo curriculum ne aggiungo uno di prova. Sì. Aggiungi il curriculum. Pulsante. Lo selezioniamo. Avviso. Crea curriculum. Il focus si posiziona sull'intestazione per creare il curriculum. Scegli un nome per questo CV. Campo di testo. Stai modificando. Curriculum. Modalità calcolo. Lui lo chiama curriculum, ma qua volendo poi si può cancellare. Adesso noi lo faremo e lo chiameremo prova. Elimina. M. C maiuscola. T. 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 R. R. T. O. O. P. V. V. S. A. A. Scegli un... Annulla. Andiamo verso destra fino a trovare il pulsante. Crea. Pulsante. Crea. Doppio tocco. Caricamento in corso. Torna indietro. Pulsante. Ok, una volta dato il nome al CV, il focus si posiziona sul pulsante indietro e scorrendo verso destra avremo tutte le sezioni del CV che noi possiamo compilare in maniera accessibile. Sì. Quindi andiamo verso destra per darvi qualche esempio. Prova. Il CV. Pulsante. Qui c'è l'anteprima del CV, una volta che si sono fatte le sezioni si può vedere l'anteprima con la possibilità anche di scaricarlo. Template personalizzazione, intestazione. Qui si può cambiare il template. Template è selezionato Londra, pulsante. Il tipo di template va, poi chi vuole, qua se io facessi doppio. Pulsante, template, stile, pulsante. Qui c'è anche lo stile. Anteprima CV. È selezionato pannello 1 di 2 classico, pannello 2 di 2 creativo. Si può mettere il classico e il creativo. È selezionato template 1 di 9, template 2 di 9, template 3 di 9. Nome template. E qui per ogni template c'è pannello. È selezionato template 1 di 9. Nome template Londra. Layout 2 colonne, lato a sinistra più stretto. Personalizzazioni disponibili, formato foto. Colore, nome e cognome. E ci sono per ogni template. Ce lo descrive anche. Il nome del template, c'è anche la descrizione generica del template. Tutto. Nome template trio. Layout due colonne con larghezza uguale. Poi una colonna singola a larghezza pagina intera. Personalizzazioni disponibili. Formato foto. Colore, nome e cognome. Pulsante. Ovviamente facendo doppio tocco su un template si può cambiare, io lascio tutto sì, com'è. Sì, tanto non sì, aggiungo l'integrazione di questo, cioè qui è stata interessante, diciamo, coprire questa parte perché anche per la parte strutturata... sì, anche perché qui è molto visuale ovviamente, no? Immaginati che nella schermata c'è la lista, diciamo, di anteprima di come è fatto un CV a livello di design. E anche in base a come è fatto ci sono delle personalizzazioni che possono essere applicate o meno. Per esempio, una delle personalizzazioni che l'utente può scegliere è il formato della foto, cioè se fa la rotonda, quadrata o in altro modo. Questo dipende un po' dal layout del template, no? Perché se la foto è posizionata, diciamo, in un certo modo, lo puoi fare. Se invece il template prevede che la foto è a tutto schermo su un pezzo in un angolo in alto a destra, per esempio del CV, non la puoi personalizzare perché è intrinseca proprio nel modello, e quindi in base a questa scelta si abilitano o disabilitano delle funzioni del curriculum. E quindi, diciamo, qua abbiamo lavorato tanto per raggiungere, diciamo, questa spiegazione, che per rendere un po' l'idea di come il layout del CV. Ecco. Vabbè, è fatto anche molto bene, devo dire. Quindi, ok, continuiamo. Torniamo indietro. Sì. Questo è tanto la personalizzazione del template. Torna indietro. Foto, anagrafica, sommari, informazioni base, stile, pulsante. Qui c'è lo stile, dove facendo doppio tocco
torna indietro, stile, anteprima CV, impostazioni base, in test colore base, è selezionato il colore con code letto 247/0. Pulsante. Qui si può modificare il colore del CV. Tipo di carattere, è selezionato non serrata. Pulsante. Qui si può anche selezionare il tipo di carattere. Vedete proprio quante personalizzazioni noi possiamo fare all'interno proprio del CV. Lingua etichette, è selezionato italiano. Formato date. Pulsante. E cambiare anche i formati delle date. Ordinamento sezioni. Pulsante. O riordinare anche le sezioni. Dimensioni carattere. 11. Valore di default. Dimensioni. Anche le dimensioni del carattere, se proprio per chi, questo anche per chi vede, non solo chi non vede. Sì, sì. Postazioni avanzate, intestazione, pulsante, titoli sezioni, pulsante. Anche titoli. Esperienza professionale, pulsante, istruzione e formazione, pulsante. E c'è proprio, c'è tutto, c'è proprio tutto. Sì. Torna indietro. Patente speciale, patente anagrafica. Turn Pro, template, stile, informazione, sommario, informazioni base, intestazione. E qui da la prossima intestazione, informazioni base. Sommario, sezione compilata, pulsante. Iniziano tutte le sezioni del CV che noi possiamo compilare entrando in ogni sezione. Per esempio, vogliamo compilare la sezione sommario. Torna indietro, sommario, maggiori informazioni, pulsante. Qui, facendo doppio tocco su maggiori informazioni, da un po' lo spiegone della sezione, faccio vedere. Maggiori informazioni, torna indietro, aiuto, guida. Il sommario riassunto è di solito posto all'inizio del proprio CV e consiste in una breve descrizione della propria esperienza lavorativa. Lo scorso lavorativo e formativo, professionista, esaltandone le qualità e le esperienze, senza ripetere pedissequamente quanto già scritto sul CV vero e proprio. Quindi è abbastanza intuitivo, sì. Come potete vedere, è proprio intuitivo. Torna indietro. E poi? Corsi, articoli, descrizione vuota. Descrizione vuota, si fa a doppio tocco là dentro. Campo testo a più righe. E si scrive qua. E si può scrivere, oppure, se proprio a noi non interessa scrivere, possiamo anche prendere delle frasi di esempio. Andando a destra. Inserisci testo in grassetto. Indentare a sinistra. Torna in Q. Inserisci testo. Salva e chiudi. Frasi di esempio. Pulsante. Ecco, doppio tocco su frasi di esempio. Torna indietro. Pulsante. E se si va verso destra. Frasi di contesti. Intestazione. Ci sono tutte le categorie che noi possiamo scegliere. Affidabilità, amministrazione, aspetto esteriore, capacità analitiche, capacità comunicative, capacità di apprendimento, capacità di gestione. Per esempio, ce ne interessa una, che ne so, capacità di apprendimento. Capacità di apprendimento. Tutta indietro. Pulsante. Capacità di apprendimento. Mostrare entusiasmo e capacità di apprendere. Pulsante. E questa è una frase che facendoci poco su una frase qualsiasi che lui ci elenca, la frase verrà inserita all'interno della descrizione. Una volta poi compilata la descrizione, si seleziona il pulsante salva e chiudi e la sezione verrà compilata. Infatti faccio vedere, così anche per mostrarlo. Capacità di mostrare entusiasmo e capacità di apprendere. Mostrare un'eccezionale capacità di apprendere nuovi metodi. Per esempio, seleziono questa frase. Campo testo più tutta indietro. Pulsante. E se io mi riposiziono sul campo di testo vuoto. Inserisci testo in corsivo. Campo testo a più righe. Stai modificando. Mostrare un'eccezionale capacità. Modalità caratteri. Punto di inserimento. L'ha inserita. Se io vado adesso sul seleziono il pulsante salva e chiudi. Turn editor, frasi di editor, salva e chiudi, pulsante, salva e mostrare un'eccezionale capacità di apprendere, sommario, maggiore descrizione, mostrare un'eccezionale capacità di apprendere nuovi metodi. Ecco. E l'ho inserito. E tornando indietro, quando prima veniva detto che la sezione sommario non era compilata, quindi è un modo anche questo per accorgersi se una sezione è stata compilata. Quindi se io torno indietro. Torna indietro.
Informazioni va a prova. Template stile. Informazioni sommario. Compilata. Pulsante. Vedete? È compilata. Ah, sì. È andato. E per tutte le sezioni, quando si compila la sezione, verrà detto anche questo messaggio. Ecco. Direi molto interessante. Per noi soprattutto, perché per chi non vede, questa era proprio una, mancava, eh? Perché per noi è importante. Prima non si riusciva assolutamente a fare un curriculum così, perché comunque non vedendo, come fai a, assolutamente, a cambiare assolutamente carattere, posizionare. Bene, bene. Sì, grazie. Poi aggiungo anche che diciamo, noi abbiamo l'approccio del minimalismo, nel senso, mi spiego meglio, nel senso che nella maggior parte, diciamo, delle schermate cerchiamo di ridurre al minimo, diciamo, i tasti o, non so, le card, giusto per, ma al di là, diciamo, del fatto di rendere accessibile o meno l'app, anche come facilità di utilizzo. Il tasto salva e chiudi appare solo lì perché si apre un editor ad hoc in cui se hai sentito puoi scegliere tra grassetto, sì. E quindi là è una modifica un po' più, diciamo, importante, ma in tutte le altre sezioni dove non c'è questo editor un po' più avanzato bisogna scrivere manualmente. Scrivi manualmente, però non devi salvare, cioè tutto in automatico. Sì, sì, basta che torni indietro. Aggiornamento, sì. Tutto in automatico. Sì. Certo. Sì, sì. Ecco, poi anche Leonardo, non l'abbiamo detto, si usa anche molto il rotore in questa, importantissimo. Ah, infatti ci stavo arrivando perché anche lì una delle modifiche più, diciamo, bella. Ah, sì. Che nessun sviluppatore conosce, solo Marco ha voluto cimentarsi, ecco, anche in questa cosa, l'utilizzo del rotore. Ecco. Prendete esempio, sviluppatori, sì. che qualcuno ci sta seguendo, magari l'esempio, prendete questo esempio, che esiste anche il rotore, che per noi è utilissimo per velocizzare le cose. Perché per dire, per eliminare un CPU ai tempi non occorreva usare il rotore, cioè non si doveva usare il rotore, si doveva cercare il pulsante elimina, che è, sì, in fondo al CPU, ma siccome per trovarlo, siccome le sezioni sono divise per intestazione, per trovarlo è... Sì, ci mettevi un po' a trovarlo. Sì. Perché non mettere il rotore? Eccolo qua. Infatti. Per il rotore funziona all'esterno del CV, quindi noi dobbiamo tornare indietro, quindi uscire dal CV. Torna indietro. Impostazioni. Dante. Posizionarci sul CV appena creato. Curriculum 1 di 1, prova. Okay. Ultima modifica UDP 13:08:16:44. Disponibili. Un'illustrazione. Ci viene detto l'ora, l'ultima modifica che abbiamo fatto al CV e le azioni disponibili che noi possiamo fare col CV. Quindi facendo flick verticale noi possiamo. Elimina. Lo possiamo, okay, eliminare. Mostra. Lo possiamo mostrare. Attiva. O l'azione attiva default. Se a noi questo curriculum non ci interessa, ci posizioniamo sull'azione elimina. Mostra, elimina. Selezioniamo col doppio tocco l'azione. Avviso, sei sicuro? Ci chiede la conferma, sì. Andiamo verso destra. Questo curriculum sarà cancellato definitivamente. Annulla, elimina, pulsante. Selezioniamo il pulsante elimina. Quando lo selezioneremo, un altro messaggio che adesso sentirete ci dirà che il curriculum è stato rimosso con successo. Adesso faccio ascoltare. Caricamento, avviso, rimosso. CV eliminato con successo. E poi andando a destra. Ok. C'è il pulsante ok per confermare. Impostazioni, pulsante. E siamo tornati alla schermata principale. Questa è una delle più belle proprio cose che è stata aggiunta. Sì, sì. Ma non solo all'interno del CV. Adesso la prossima sezione che faccio vedere è la sezione corsi. Corsi, intestazione. C'è sempre il titolo della finestra che viene posizionato su corsi. Titolo corso. Qui si può mettere il titolo. Corso, parola chiave. Per cercare. Ok.
Qui si può cercare. Cerca. Pulsante. Il pulsante cerco. Servizio offerto grazie a Udemy. Testo nero e un logo. Viene detto il servizio da cui vengono erogati i costi. Pannello 1 di 4. E basta, poi si ritorna alle schede. Okay. Andiamo sul... Che adesso cerchiamo un corso di esempio. Che ne so... Informatico? Facciamo sì, formati, sì, dai. Sì. Servizio cerca. Corso parola chiave. Campo test, punto di inserimento alla P maiuscola, I E N R A F F T O O G R E L M M S A A I R I T T O I I U C C S A A R. Carico corsi. Corso 1 di informatica tutorial. Beginner to expert level. Descrizione: become an expert in World Stop Data Integration Tool. DNF 109,99 euro. Viene detto una persona su un computer portatile. Viene detto il tipo di corso anche alla breve descrizione. E ecco, col flick verticale, se noi vogliamo un po' vedere che azioni ci sono, noi possiamo. Esplora immagine. Apri corso. E apri corso. Default. O attiva. Ecco. Se io facessi doppio tocco su corso. Apri corso. Sforato. Pulsa. Opzioni formattazione. Opzioni formatta ricarica. Si apre il browser interno dove è possibile vedere proprio l'anteprima del corso. Oppure un altro modo per visualizzare il corso è uscire dal browser interno. Indirizzo. Chiudi. Pulsante. Torna indietro. Così. Opzioni di impostazione di ricerca, impostazione di ricerca, cerca informatica, pulsante. Qui ci sono tutte le impostazioni di ricerca dove si può, ecco un'altra cosa che mi sono scordato. Impostazione di ricerca, opzioni titolo corso, informatica, costo, tutti. Menù. Qui si possono, anche costa, quindi si possono sì, filtrare quindi, i costi, quindi si può filtrare, che ne so, tutti, gratuiti, a pagamento, eccetera. Lingua, seleziona un'opzione. Menu. Si possono filtrare per lingua. Opzioni avanzate. In ultima per menu. Quindi dai più rilevanti, c'è anche l'ordine. Valutazione minima. Qualsiasi. Si può anche ordinare per valutazione. Durata, tutte. Menu. Anche per durata. Salva e cerca. Salva e cerca. E poi al fondo c'è proprio salva e cerca. Ok. Salva e cerca. Corso. Volevo far vedere l'altra opzione del corso. Corso 2 di 10. Corso 1 di 10. Quindi entriamo senza eseguire le azioni del reattore, proprio entriamo dentro il corso. Torna indietro, pulsante. C'è il solito pulsantino per tornare indietro. Corso certo. Udemy, informatica tutorial. Become an world stop data. Qui ci sono le informazioni del corso. Valutazione corso, 6, valutazione corso, 4,35, 6,655 valutazioni, 2,732. Utenti, categoria, lingua, English, costo, 109,99 euro. Okay. Cosa imparerai? Intestazione. E qui sono tutte un sì, po' sì, di informazioni tutta... generali del corso. Bene, bene. Eccetera, eccetera. E in fondo c'è nuovamente apri corso, dove aprendo il corso si può visualizzare l'anteprima direttamente dal browser interno con la possibilità poi anche di acquistarlo. Ok, ecco Leonardo, stiamo esaurendo mi sa il tempo della riunione perché sono quasi un'ora dalle 4, sono quasi le 5, quindi ma ancora non mi ha dato nessun avviso. No, infatti non vorrei che ci stacca così senza darci nessun avviso. Non lo so, finché non dà l'avviso non mi ha dato nessun avviso, quindi non lo so. 16:54. Okay. Sì, sì, il problema è che se si stacca a metà diventa Facciamo vedere un attimo la sezione lavoro, giusto per... Sì? Torna indietro, torna insomma, indietro. Se ci si stacca è un problema. Indietro. Corsi, intesta curriculum, lavoro, ecco. Lavoro. Lavoro è un po' lavoro. La stessa intesta cosa dei corsi. Sì, esatto. Cioè, trova lavoro. Offerte lavoro salvate, pulsante. Qui si può accedere alle offerte di lavoro salvate per trovarci in un certo momento. Chiave, campo di testo. E qui si può inserire la professione che noi vogliamo cercare
Quindi che ne so, campo di te, manager, sì, è un manager, e lì M mai U M E lì M elimina M e lì E I A G R E R R A cerca, trova lavoro, azione, ecco, offerta di lavoro 1 di 1 digital marketing junior, posizione Toscana, dato ecco, descrizione il brand aziendale riportando direttamente e qui c'è la descrizione con la possibilità anche qui con le azioni di rotore si può condividere, aggiungi tra i salvati, aggiungerlo tra i salvati, attiva e attivarlo, ok, e selezionando un'azione, per esempio io lo voglio aggiungere, mettiamo caso che il lavoro mi interessa, seleziono l'azione aggiungi tra i salvati, aggiungi tra i salvati, ho salvato, se io ecco, torno indietro chiudi pulsante, sì. Servizio, cerca, città, posizione, professione, posizione, offerte, trova lavoro, offerte di lavoro saldate. Ecco. Andando qua dentro. Torna indietro, offerte, offerta di lavoro 1 di 1, digital marketing junior, eccola, posizione. E facendo il solito momento del flick verticale. Rimuovi dai saldati. Lo possiamo rimuovere, quindi facendo il doppio tocco. Avviso, è sicuro? Chiede la conferma. Non potrà nulla, continua. Non ci sono ancora elementi. Era rimosso. Ecco. Quindi proprio vedete la sì, proprio la semplicità. Sì, sì, la semplicità è... non manca nulla praticamente. Qui... No. Sì, sì, è stato fatto un lavoro davvero perfetto, direi. Sì, sì. Sì, sì. Grazie anche a Leonardo che ha comunque indicato come fare, perché qui è stato, Leonardo ha contattato gli sviluppatori e ha seguito tutto il processo per rendere accessibile quest'app. Non abbiamo ancora finito. Qual è il problema? Che spero non ci stacchi. No, non abbiamo ancora finito. Ci sono, mancano le impostazioni. Sì, faccio vedere un po' cosa si può fare. Se per caso si interrompe, niente, ringrazio, perché poi se no finiamo un po' su FaceTime io e te, l'ultimo pezzo in caso. Sì, sì. Se si interrompe ringrazio tantissimo Marco e Francesca che sono intervenuti. Grazie a voi, grazie a Leonardo per averci supportato e indicato la retta via, possiamo dire. Grazie per tutto il lavoro che è stato fatto e che dovrebbero seguire tutti il vostro esempio. Speriamo che questo serva anche per altre app che comunque ci segue o, per rendere accessibili. Ovviamente questa applicazione mancava, non c'era, e per noi è davvero importante, perché è una cosa che da fare per chi non vede, senza questa app era quasi impossibile. Leonardo. Grazie, vero. Grazie, questo ci riempie veramente il cuore di orgoglio, insomma di gioia, siamo molto soddisfatti, dobbiamo essere sinceri e nuovamente comunque ringraziamo per l'opportunità e Leonardo per sempre il supporto. Grazie a voi, ok Leonardo, facciamo le impostazioni, se cadiamo, niente. Se cadiamo, ci dichiamo ci riassia. Su... sì, sì, esatto, vediamo, ok. Facciamo vedere. Se trova lavoro, trova offerte di curriculum, corsi. Ok, devo ritornare. Sì. Curriculum. Impostazioni. Pulsante. Aprendo le impostazioni, noi possiamo. Torna indietro. Impostazione. Account. Impostazione. Profilo. Pulsante. E visualizzare. Informazioni del profilo che non faccio vedere per privacy. Con sì, la sì, c'è. E eliminare l'account se non dovesse interessare. Cambia password. Pulsante. Modificare la password. Sostenere lo sviluppo dell'app. Sostenere sempre, mi raccomando, è che merita, no? Quindi condividere l'app. Facile migliorare. Pulsante. Si può dare anche la valutazione. Valuta su App Store. Pulsante. Documenti. Condizioni di utilizzo. Ci sono tutte le norme. Informativa sulla privacy.
Informativi. Cookie policy. Pulsante. Crediti. Pulsante. Altro. Intestare. Versione app 5.6.1. Questa è la versione dell'app. Invia feedback. E qui c'è l'ultimo pulsante per inviare feedback agli sviluppatori. Selezionato. Queste sono impostazioni minime che... Sì, sì. L'app, bene. Ma direi... Sì, siamo ancora collegati, sono una 5. Sì, perché... non si è interrotta. Quindi non si è interrotta. Perché stiamo usando Google Meet questa volta per il podcast. Quindi è la prima volta che lo usiamo. Di solito usiamo FaceTime, però c'è da dire che purtroppo a volte la sintesi vocale con Google Meet, Leonardo, salta un po', cioè ti sentivo a volte saltava un po' la voce del telefono. Sì, so, però vabbè, si capisce, credo che sia Meet. Sì, è Meet, proprio comunque si sente, sì, tranquillamente. È Meet. Bene, direi che possiamo concludere questo punto. Hai qualcos'altro da far vedere? No, direi che no, va bene così. Nel complesso l'app è questa. Bene, allora... consiglio di scaricare. Certo. Comunque merita. Sì, sì. Merita. Adesso chissà se. Settimane già lo annunciamo. Non so adesso con Marco ci metteremo d'accordo. Stiamo preparando la nuova versione dell'app. Ah. Dove lì praticamente ci sarà una ristruttura del codice. Certo. Dell'app, e quindi lì dobbiamo lavorare nuovamente all'accessibilità. Ma poi per il clan di Telegram, Marco, non è che ce lo svilupperesti, no? Giusto una richiesta. No, è un po' complicato, cioè un po' lungo forse da fare, tra anche. Ma diciamo che tendenzialmente sì, potrebbe essere una cosa interessante. Diciamo che a piano c'è, ma non è prioritario in questo momento, sì, perché vabbè, già che c'è il piano è già qualcosa. Noi siamo contenti anche così, Marco, sicuro. No, sì, diciamo che come priorità in questo momento c'è rilasciare la versione nuova, giustamente, certo. Che c'ha con un refactor importante. Poi c'è una sezione che non spoilerò, che però potrebbe con la nuova versione aggiungiamo un altro tab per fare un'altra cosa che non spoilerò. Non ce lo dici? non ci dai l'anteprima? No, non ce lo vuoi dire? Aspettiamo. Magari la prossima volta. Non ce lo vuole dire? Dobbiamo aspettare la prossima versione, non lo sappiamo. Ce lo diranno poi più avanti. Dai. Poi ovviamente, esatto, Leonardo, quando uscirà la versione nuova la dimostriamo, gli aggiornamenti, poi la dimostriamo, chiaramente. Sì. Ok. Bene, allora ringrazio come sempre tutti quelli che mi seguono su YouTube. Ricordiamo il nostro gruppo su Facebook, Apple VoiceOver, che va sempre meglio, vero Leonardo? Qua aumentano sempre. Va sempre meglio, iscrivetevi. Sì, sì. Esatto. Vedo sempre io, tu poi guardi sempre in ritardo. Tu sei sempre lì, tu sei sempre attivo. Leonardo è sempre attivo tutte le ore. Cioè, vado a vedere la richiesta è già stata approvata. Perché è molto attivo Leonardo. Cioè, lui collabora sempre, sempre attivo. Infatti lo ringrazio sempre, tutte le volte, perché come si farebbe senza di lui, che dà una mano. E ricordiamo anche il club su Clubhouse. Poi voi sopra, sì, per chi si vuole unire, esatto. E tra l'altro nelle app che ne so, nelle app su tutte le piattaforme, quindi podcast, Spotify. Ah sì, c'è anche il podcast, esatto, c'è. Il podcast. Sono i podcast, però non no, delle dimostrazioni, ma delle conferenze, sociali. Esatto, quindi se le volesse vedere, sì, sì, ci sarà dappertutto sulle principali piattaforme. Sì, abbiamo diviso le cose, cioè dalle conferenze abbiamo diviso dal resto. Sì. E niente, quindi possiamo concludere. Ringrazio ancora Marco e Francesca per essere intervenuti, e Leonardo. E diamo appuntamento alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.